In occasione della 18ª giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si è svolto a Palmi, sabato 25 novembre, il convegno dal titolo Voce alle donne, il silenzio è carnefice. Al meeting, organizzato dallo studio di psicologia e psicologia applicata Arcoiris, hanno preso parte diversi qualificati relatori che hanno affrontato il tema di stretta attualità. I motivi del convegno e gli argomenti trattati ci vengono ora spiegati dagli organizzatori e dai relatori. Novembre sappiamo che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non è una data a caso, è il ricordo di un brutale assassinio avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore Trujillo. Tre sorelle di cognome Miranella, considerate rivoluzionarie, furono torturate, massacrate, strangolate. I loro corpi vennero buttati in un burrone e venne simulato un incidente. Da quel giorno purtroppo le cose non sono cambiate. Ogni anno in Italia 100 donne vengono uccise da uomini che conoscevano o con i quali avevano avuto una relazione affettiva. Proprio tenendo presente questo tragico dato, l'impegno della nostra associazione Arcoiris non si è fermato e non si fermerà. Un quadro sommario dei profili giuridici rispetto a un tema come questo, che è multidisciplinare, si presta a considerazione, come in effetti è nel programma, di psicologi, di sociologi, e rispetto a questi il segmento degli aspetti giuridici assume una rilevanza importante, soprattutto dal punto di vista dell'individuazione di ciò che si è fatto e di ciò che si può fare in direzione della prevenzione, prima ancora che della repressione del fenomeno della violenza contro le Finalmente, dalla denuncia di un'attrice, di una star del cinema, è nata un vero e proprio caso, un caso che sta scoperchiando una realtà cruda alla quale le donne sono purtroppo costrette, che sono le donne sono costrette ad affrontare. L'augurio è che da queste denunce le donne trovino sempre più la forza di denunciare non solo i casi di violenza fisica, i casi di violenza evidente, ma anche gli stupri, quelle sottili, quelle subdole azioni degli uomini nei confronti delle donne che condizionano il loro essere. Grazie. La presenza è dovuta perché in questi giorni è importantissimo testimoniare direttamente con degli interventi, come quelli che si fanno oggi a Palmi, quale deve essere la figura della società e la struttura soprattutto che la società deve avere per il futuro. Non si può assistere più a queste questioni legate alle violenze e soprattutto non può essere registrata una forma di resistenza da quella che deve essere una forma di affrancamento all'attività che si sta vedendo sempre più diffondere, soprattutto legata alla mancanza di notizie e alla mancanza di attenzione nei confronti di una serie di attività che si chiamano prevenzione. L'inserimento della donna in una dinamica moderna, ormai si parla di cultura 4.0, non può venir meno proprio in questi momenti. Allora oggi il mio intervento sarà proprio strutturato sulla necessità di creare sempre di più discussione, perché aprendo la discussione si apre il sipario e aprendo il sipario si spera possano essere sempre minori i fenomeni di violenza, sia al femminile che al maschile. Però oggi noi ci soffermiamo in questa giornata ben particolare su questa particolare necessità che c'è di limitare tutto quello che in passato purtroppo è stato cronaca nera nei confronti delle donne. Io credo ci siano delle norme di cui noi ci siamo liberati in tempi fin troppo recenti per poter dire che il problema della violenza è legato sicuramente anche a disposizioni normative che in qualche misura la giustificavano all'interno del rapporto di coppia, di cui ripeto, grazie al trascorrere del tempo, l'evoluzione ha consentito di abrogarle determinate norme, ma probabilmente sono rimaste nella nostra cultura, o meglio sottocultura, di cui questo paese riesce a fatica a liberarsi. Una giornata molto molto importante e significativa. È importante per questa giornata appunto ricordare il valore e la dignità della donna, perché per quanto può essere vero che nel corso degli anni, a seguito di tante lotte e rivendicazioni, si è giunti formalmente ad una equiparazione dell'uguaglianza dell'uomo e della donna, di fatto che è ancora una situazione di
subalternità appunto della donna rispetto all'uomo. Il senso di questa iniziativa è proprio ricordare l'importanza della donna, al di là del femminicidio che riguarda poi, come dire, gli estremi penali e drammatici della vicenda. Che violenza non è solo un abuso, un omicidio, ma violenza è anche un atto domestico, un'offesa. Per cui sono importanti queste iniziative perché mirano appunto alla sensibilizzazione su un tema così delicato, perché ritengo sinceramente che quello che serve per provare a risolvere il problema sia un cambio di rotta dal punto di vista culturale.